Una puntata speciale di Polifemo. Siamo infatti con il dottor Carlo Martello, presidente di Conf Cooperative Taranto. Ci faremo una chiacchierata sulla situazione che vive Taranto nell'ottica delle imprese. Consideriamo la situazione del mondo delle imprese, il ruolo degli enti locali, il ruolo della politica, le prospettive occupazionali, le prospettive per i giovani. Carlo Martello, lei è una persona molto diretta, molto schietta, che, come si suol dire, le cose non le manda a dire, ma le dice direttamente. Analizziamo un po' il quadro attuale, la situazione del mondo delle imprese a Taranto. Il sistema delle imprese di Taranto è in grandissima difficoltà ed è una difficoltà che ci deriva da anni addietro. Partiamo dal dissesto del Comune di Taranto, anni 2006 circa, 2007. Il Comune di Taranto va in dissesto finanziario per 1.000 milioni di euro. Con la procedura semplificata adottata dall'allora liquidatore Boccia, le imprese avrebbero potuto ottenere il pagamento del 45% dei crediti maturati. Ricordiamoci che erano crediti derivanti da beni e servizi prestati, già erogati dalle imprese al Comune di Taranto. Quindi erano attività che erano costate alle imprese, erano state fornite alla pubblica amministrazione e non pagate. Bene, le imprese hanno perso circa 500 milioni di euro con una procedura di dissesto che si è chiusa da pochissimo tempo. Dopo il dissesto finanziario abbiamo avuto la crisi mondiale, ci ricordiamo l'anno 2010-2011, che ha soprattutto devastato a Taranto il sistema del terziario. Tantissime saracinesche abbassate, imprese chiuse, non solo a Taranto, anche io ricordo le vie più in dal punto di vista del terziario di Bari che erano molto desolanti a vedersi. Poi arriviamo al 2016 circa, agli ultimi periodi dell'amministrazione Stefano. Noi abbiamo tenuto una lotta formidabile contro l'allora assessore ai servizi sociali per la gestione dei minori stranieri non accompagnati, che non venivano trattati come i minori italiani e comunque non stranieri. Abbiamo avuto ragione perché un organismo europeo ha censurato l'Italia e la prefettura è intervenuta con una nota pesantissima per criticare l'operato dell'assessorato. Bene, le imprese sociali, le cooperative sociali che gestivano questi minori sono state massacrate dall'assessorato dell'epoca, perdendo risorse, sostenendo costi e quant'altro. Oggi il sistema è quello che noi vediamo, siamo tutti presi dalla crisi dell'Ilva e mentre ci si attendeva qualche segnale positivo dal sistema Taranto nei confronti delle imprese, abbiamo invece comportamenti che vanno in direzioni Ecco, diverse. dottor Martello, noi notiamo che, come dire, cambiano gli orchestranti, cambiano le amministrazioni, per cui qualcuno dice centrodestra e centrosinistra, per me pari sono, e in effetti lo stato di abbandono, i mancati aiuti, la mancata considerazione delle imprese è un fatto che, ripeto, si ripresenta puntuale e con amministrazioni di centrodestra e con amministrazioni di centrosinistra. D'altronde lei ha menzionato ha fatto riferimento all'assessorato ai servizi sociali, giunta amministrazione Stefano, ma se consideriamo oggi la provincia e quindi l'amministrazione provinciale, la giunta provinciale di centrodestra, lei qualche mese fa ha denunciato una situazione particolare relativa a un bando per, mi pare, soggetti minorati neurosensoriali, un bando che di fatto impediva, per le caratteristiche che presentava, le caratteristiche intrinseche, l'accesso alle imprese locali. Ora,
entrerà lei meglio nel dettaglio della vicenda, però c'è un minimo comune denominatore che la politica, di qualsivoglia segno politico e colore politico sia, non dà risposte alle imprese. Sì, il casus belli, diciamo così, è stato il bando emanato dalla provincia che, come prevede la normativa, ha individuato un particolarissimo requisito di fatturato per selezionare le imprese che avrebbero potuto partecipare a questo bando. È un requisito che di fatto taglia fuori tutte le imprese di Taranto dalla possibilità di parteciparvi. Noi abbiamo sempre instaurato con le amministrazioni un rapporto di possibile dialogo, ma le porte ci sono sempre state chiuse. Abbiamo osservato, abbiamo fatto osservare alla provincia che un bando di questo tipo tagliava fuori le imprese del territorio. La provincia ovviamente non ci ha neanche risposto, però io non capisco perché in una città in difficoltà come Taranto si individuano requisiti che tagliano fuori le imprese del luogo. A Trento, dove l'economia viaggia con ben altra velocità, l'amministrazione provinciale di Trento invece riserva il 10% degli appalti in favore delle imprese di inclusione lavorativa. C'è una differenza fondamentale che non capiamo perché debba esistere. Ma io vado oltre il ruolo della politica. Nel momento del dissesto con le cooperative protestammo a lungo in piazza, c'era un'amministrazione di centrodestra, non venivano pagate le cooperative da 10-12 mesi, nessuno dell'opposizione prese posizione o disse nulla. Nel 2016 abbiamo protestato contro l'allora assessorato per la gestione dei minori stranieri non accompagnati, tema caro ad alcune formazioni politiche. C'era un'amministrazione di centrosinistra, nessuno di centrodestra disse alcunché per questo fenomeno. Oggi, da un lato, un bando dell'amministrazione, un bando emanato dalla direzione dei servizi sociali, è stato da noi fortemente criticato per i contenuti economici e nessuno ha protestato dell'opposizione. La provincia per conto suo emana un bando di quel tipo, noi protestiamo, nessuno dell'opposizione interviene e dice alcunché. Questo ci lascia sgomenti perché noi non vogliamo instaurare litigiosità o fattori che possano mettere in crisi un'amministrazione. Noi segnaliamo aspetti che ci sembrano anomali, dopodiché l'opposizione dovrebbe perlomeno condividerli e intervenire. Ecco, Se questo non prego, prego, prego. avviene, credo che il meccanismo democratico sia messo in forza. Lei ha voluto precisare, è giusto che un'amministrazione nel momento in cui viene eletta completi, espleti completamente, pienamente il proprio mandato, perché chiaramente gli scioglimenti creano situazioni, come dire, ancora più traballanti, però l'opposizione deve fare l'opposizione. Certamente, vedete, io non ho segnali. Quando si vota c'è una formazione che ha la maggioranza e governa. E io dico che un'amministrazione a qualunque livello non deve cadere prima del suo mandato in virtù di uno scandalo, di un arresto, di un sondaggio o di un ruolo forte dell'opposizione, deve espletare il suo mandato, però l'opposizione deve fare il suo ruolo per la garanzia dei cittadini. Questo invece non avviene. Un tempo invece avveniva. Io ricordo quando esistevano il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, il leader di una delle due formazioni che non veniva supportato dai suffragi elettorali, aveva un ruolo molto pungente, aggressivo, penetrante, forte, che oggi non c'è più. Io mi dimentico chi è il leader dell'opposizione, a qualunque livello, perché non svolge alcun ruolo, ma questo è C'è gravissimo. un certo consociativismo e poi anche forse c'è una mancanza proprio di leader, perché l'essere leader è un qualcosa di intrinseco. O nasci, non si diventa leader, secondo me si nasce. Certamente
è venuta meno la formazione alla politica. Ricordiamoci che un tempo c'erano vere e proprie scuole di formazione alla politica e poi c'era la vita che il politico svolgeva dai primi passi nelle circoscrizioni, eccetera, fino a ruoli più alti. Oggi questo non c'è, oggi il politico è un po' inventato, diciamo. Però questo non deve impedire che poi si svolga il proprio ruolo con attenzione, con puntiglio, intervenendo nei momenti in cui si pensa che la maggioranza possa sbagliare, eccetera. Questo non lo deve impedire. Certamente sarà più complicato perché manca, come abbiamo detto, questa formazione alla politica, però l'attività va espletata, altrimenti è inutile farsi eleggere. Dottor Martello, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di imprese e ora c'è il grosso, il bubone, quello della crisi per i giovani. Abbiamo tanti ragazzi che completano il loro ciclo di studi con le scuole superiori, si affacciano all'università, si iscrivono a università al di fuori di Taranto, dico per dire Milano, Roma, Bologna, e poi questi ragazzi, queste menti, non torneranno più sul territorio e raccoglieranno, come giusto che sia, risultati altrove, forse con il rammarico che la terra natia è stata matrigna e non madre. Certo, c'è il io ritengo, l'ho detto, ma resta lettera morta, a Taranto esiste un problema gravissimo, che è il problema dei giovani. Nel complesso, non per visioni particolari. Ora, chi va a studiare fuori si trova in contesti dove la qualità della vita e le possibilità occupazionali sono diverse da quelle di Taranto. Il gap che esiste tra il nostro territorio ed altri è un gap che deriva da anni di ritardi che noi non possiamo recuperare in pochissimo tempo. Ma le persone viaggiano a velocità superiore rispetto alla capacità di adeguamento di un territorio rispetto all'altro. Allora i giovani che sono di fascia, diciamo, medio-alta e hanno la possibilità di andare a lavorare in zone importanti, dove la qualità della vita è migliore, dove le possibilità di riconoscimento occupazionali sono migliori, ovviamente rimangono lì. E noi perdiamo delle risorse notevoli. Restano a Taranto i giovani, purtroppo, di fascia meno abbiente. E questi giovani che non arrivano a riconoscimenti professionali come quelli che se ne vanno, hanno, se la trovano, un'occupazione meno soddisfacente e purtroppo alimentano in modo spaventosamente alto la platea delle tossicodipendenze. Io con il mondo del volontariato, delle cooperative sociali, ogni tanto ho qualche scorcio di visione su questo aspetto terrificante. Quello che vedo, quello che sento dai medici della ASL è estremamente preoccupante. Devo dire che lavorano in modo eccezionale. Io ho visitato il CERT della ASL, che non è lontano dal nostro ufficio, ho trovato delle professionalità eccezionali, però nessuno affronta questo tema, se non le cooperative o le associazioni specializzate a intervenire Ecco, in dopo. questo senso, da operatore dell'informazione, mi sento anche di, passatemi l'espressione, bacchettare la categoria, dei giornalisti, perché, questa emergenza, questa, piaga droga, a Taranto, nella realtà ionica, spesso non viene messa nella giusta considerazione, eppure è dilagante. Io dico un'altra cosa, quando il questore che è andato via si è accomiatato dalla città ha rilasciato alcune dichiarazioni che la stampa ha riportato e ha detto che la città complessivamente è abbastanza sicura, ma ha lamentato che purtroppo il fenomeno delle droghe è in ascesa, è in continuo aumento. Ora lo dice il questore, è vero che la città di Taranto ha recuperato alcuni aspetti della sicurezza e quant'altro. Ma il questore ci ha anche detto che la platea delle tossicodipendenze è in aumento. Noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo neanche
sentito un giovane per ascoltarlo dirci che dovrebbe essere il vero protagonista, il destinatario delle misure che vengono prese. Una sociologa che io stimo moltissimo e che lavora nel CERT di un'ASL ha scritto un libro e mi ha colpito quello che ha detto un ragazzo da lei intervistato, che ovviamente è una dichiarazione che va considerata, va anche presa con le pinze, come vogliamo, ma il ragazzo ha detto: cosa volete? A Taranto non c'è niente. E io mi rifugio in questo nulla, nella tossicodipendenza. Un vuoto. È il vuoto. Ora, non è proprio così, però ricordiamoci che il fenomeno delle tossicodipendenze è un fenomeno che allontana il tossicodipendente dal contesto sociale. Un po', diciamo, in forma brutta, una fuga dalla realtà e dalla società. Allora, se uno fugge, qualche problema c'è. Torniamo al discorso della crisi. La crisi del sistema Taranto, del sistema delle imprese di Taranto, ha radici ben più profonde, perché magari si cerca di giustificare, di ammantare tutto con la crisi, la situazione dell'Ilva. Certamente la situazione di Ilva ArcelorMittal incide ed incide maledettamente, però non bisogna, come dire, far sì che la questione Ilva serva a coprire certe lacune, certe inefficienze che hanno messo sul lastrico le nostre imprese. E certo, noi, ripeto, tutto il sistema avrebbe dovuto orientarsi in modo da favorire il lavoro delle imprese di Taranto. Certamente il terziario è in difficoltà, perché abbiamo parlato della crisi del 2011, è caduta la domanda. Io dico anche che la qualità dell'offerta non è più quella di un tempo. Tanti anni fa il centro di Taranto era il salotto di Taranto, vi erano commercianti che avevano un rapporto particolare con il cittadino, con l'utente, prodotti ben diversi da quelli di oggi che dilagano dai paesi asiatici e sono prodotti di una qualità probabilmente diversa da quella di anni addietro. Però è tutto il nostro sistema che doveva essere più vicino alle imprese. Hanno perso i soldi le imprese col dissesto, hanno perso i soldi con la crisi dell'Ilva e il commissariamento, hanno perso un sacco di soldi con la caduta della domanda. Dico, la città sia vicina, consumiamo quello che le imprese del territorio ci danno in beni e servizi. Invece non accade così, purtroppo le lasciamo al loro destino e utilizziamo altre risorse. Vogliamo fare un bilancio delle imprese cooperative negli anni, facendo così, come dire, un excursus, perché certamente la situazione di 30 anni fa non era quella di oggi. Chiaramente sono cambiate tante cose. Si è fatto di tutto per scaricare la cosiddetta Prima Repubblica, che è stata demonizzata, per poi scadere molte volte nell'improvvisazione e nel qualunquismo. Per cui magari molti auspicano un ritorno al passato, intendendo per Prima Repubblica con tutti i limiti che questa ha avuto, e ce n'erano grossi anche, ce n'erano molto considerevoli, però almeno c'era la competenza, settore per settore. Ecco, facciamo un po' un excursus delle imprese cooperative, come si è deteriorata la situazione e come invece magari 30 anni fa, 20 anni fa, diciamo 30 anni fa, la situazione era migliore. Cioè, in che cosa c'era questo essere migliore relativamente alla situazione? Io ho la sensazione che le cooperative non siano viste bene oggi. Il ministro Di Maio, quando era ministro dello sviluppo economico, organismo deputato alle ispezioni alle cooperative, ha avviato in Italia 500 ispezioni straordinarie, in particolare alle più grosse cooperative, tutte associate alla Confcooperativa. Quasi un accanimento. Perfettamente. A Taranto le più grosse cooperative sono tutte associate a noi e hanno subito queste ispezioni straordinarie. Ne siamo usciti a testa alta,
perché noi non gestiamo delinquenti, gestiamo cooperative che vogliono dare soddisfazione ai propri soci. Però ho l'impressione che anche in ruoli diversi da quelli ministeriali le cooperative non vengano viste bene. Negli anni passati le cooperative hanno avuto più possibilità di lavoro, le grandi cooperative di abitazione hanno costruito migliaia di alloggi, c'è stata qualche macchia, ma meno che nelle imprese di diverso tipo, la massa delle cooperative della mitilicoltura che poi hanno avuto vicende particolari, oggi devono un po' riorganizzarsi e rideterminarsi. Noi oggi viviamo però un momento particolarmente interessante nella cooperazione agricola e nella cooperazione sociale. La cooperazione sociale ha resistito in modo splendido alla crisi, ha resistito in quanto occupazione, ha resistito in quanto a fornitura di servizi, però non è stata sufficientemente supportata, difesa e tutelata dalle amministrazioni. La cooperazione agricola viaggia molto bene. Noi abbiamo la quinta impresa di Puglia e una cantina sociale del territorio di Taranto. Abbiamo imprese importanti che valorizzano il prodotto agricolo dei soci. Noi le supportiamo, anche se la regione Puglia, non ha fatto decollare il piano di sviluppo rurale che avrebbe dovuto sostenere gli investimenti delle cooperative agricole. Altri pezzetti del PSR sono partiti, noi li abbiamo utilizzati, le stiamo aiutando, ma ripeto, anche se le cooperative danno questi segni di gestione corretta, di intraprendenza imprenditoriale, di soddisfazione dei soci, credo che soprattutto nelle pubbliche amministrazioni non vengano ben considerate. Al contrario, il cittadino, l'utente, le apprezza, le conosce perché se ne serve. E qui mi viene il riferimento alla vicenda di cui abbiamo fatto riferimento del bando della provincia relativa appunto ai servizi di integrazione di assistenza, mi pare, a soggetti con problemi di minorazione neurosensoriale. Anche qui un bando che, ecco, magari ripercorriamo brevemente la vicenda, che taglia fuori le piccole, le realtà locali, e quindi mentre si parla tanto di far crescere la media e piccola impresa, qui in questo caso proprio la si taglia, la si preclude a priori. Per cui a questo punto, più che un caso, sembra una scelta voluta, e dietro questa scelta potrebbe esserci qualche strategia. Io ho criticato questa decisione perché nel tavolo del contratto istituzionale di sviluppo si è individuata, poi sarà precisato, una sorta di premialità per le imprese tarantine. Mi sembra che sia giusto per tutto quello che hanno dovuto subire e sopportare. E la provincia fa parte del tavolo. Poi la provincia individua per la gara di cui stiamo parlando un requisito di fatturato, cioè nell'anno l'impresa concorrente deve dimostrare di aver svolto un'attività per 3 milioni di euro con un unico committente, oppure di 4 milioni e mezzo di euro con due committenti. È un requisito formidabile che a Taranto non aveva nessuno. Ora, io non voglio parlare male, però quando si individua un requisito di questo tipo, e si sa bene che a Taranto non lo ha nessuno, e probabilmente sono anche poche le imprese che lo hanno. Allora, se si adotta una scelta di questo Qualche tipo, maligno dice, molte volte ci sono degli abiti tagliati su misura. E a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca, perché alla fine se si fa un bando che in maniera lapalissiana, evidente, preclude, taglia fuori a priori le imprese locali, uno dice a questo punto vogliamo escludere le imprese locali, e evidentemente non dico vogliamo favorire altri, ma comunque escludiamo le nostre realtà. non voglio favorire gli altri, ma certamente danneggio quelli di Taranto, Appunto. certamente. Ora, il motivo della individuazione di questo requisito è che garantirebbe la capacità tecnica dell'impresa. Io resto sgomento da questa scelta, perché
perché la capacità tecnica dell'impresa può essere ricercata anche in altri elementi. D'altra parte, i bandi in genere consentono le associazioni temporanee, eccetera, dove si sommano i fatturati e quindi la capacità tecnica viene comunque costruita. Fare scelte diverse è purtroppo consentito, in questo caso è legittimo, poi credo che le cooperative, le imprese che non avevano i requisiti faranno i loro ricorsi, ma certamente danneggia il territorio. È strano che un'amministrazione pubblica del territorio vada contro le sue finalità istituzionali. Ecco, voi come Confcooperative avete giustamente, legittimamente alzato la voce in materia, ma il presidente Gugliotti, l'amministrazione provinciale, ha dato cenni di esistenza, di risposta? Non risponde nessuno. Vedete, per il bando della Direzione Servizi Sociali di Taranto, noi abbiamo interessato il garante regionale dei disabili, che non ha fatto nulla. Abbiamo scritto al prefetto, che ha girato la nostra nota all'amministrazione comunale. Abbiamo sollecitato il presidente regionale emiliano, perché in quel momento faceva, è un'attività sociosanitaria. Emiliano si è tenuto la delega alla sanità. Non ha fatto nulla. Per la provincia abbiamo lo stesso, non si è mosso nessuno. Sembra che questo non neanche le opposizioni a nessuno, neanche alle istituzioni. Un tempo non era così, l'istituzione interveniva, oggi l'istituzione rimane estranea a queste vicende, e questo ci sgomenta, perché non abbiamo interlocutori istituzionali, non ci ricevono. La Direzione Servizi Sociali di Taranto non ci ha ricevuto. Il presidente Gugliotti ha comunicato sulla stampa che lui non avrebbe fatto, ha detto, un'entrata a gamba tesa. Poteva intervenire prima sul bando, quando era in fase di elaborazione, e che avrebbe convocato il consiglio provinciale. Io non lo so se lo ha fatto, e non so le opposizioni che hanno detto, se hanno detto qualcosa durante il consiglio. Ripeto, il tema finale è che comunque è stato arrecato un danno alle imprese del territorio. Presidente Martello, il futuro di Taranto tra, diciamo, la situazione difficile, penosa, attuale e i sogni di grandezza. Ci sono vari strumenti, il contratto istituzionale di sviluppo e il CIS e ora il tanto sbandierato cantiere Taranto. Per carità, elementi, occasioni d'oro per Taranto, però mi sa che si vive troppo proiettati nel sogno di poi. Ma qualche segnale nella città di vivacità lo si vede. Io lo ascrivo più alla volontà dei tarantini di migliorare, di fare qualcosa, eccetera. Qualche segnale positivo si vede. L'attività del CIS vedremo quando si concretizzerà. Perché è molto macchinosa, farraginosa. È macchinosa, non solo, ma in un incontro in Camera di Commercio il sottosegretario Turco ha preannunziato un intervento ad hoc per Taranto, dicendoci che il presidente Conte aveva invitato i ministri a fare ognuno per la propria competenza un programma per Taranto. Ora viene annunciato il cantiere Taranto con una serie di provvedimenti, per carità, apprezzabili, però i provvedimenti devono essere attuati. Le risorse del CIS non se ne sono viste tante, d'altra parte alcuni avevano un po' ricordato che quelle risorse erano state già assegnate alla città. Ora io, nella mia modestissima, non vorremmo che questo cantiere Taranto ripresenti delle misure già adottate e mai attuate, cioè previste e mai attuate. La realizzazione di un ospedale è, secondo me, un intervento di sostegno, non è di sviluppo. I soldi assegnati al porto erano quelli di cui il porto era già beneficiario, e l'attività al porto, non vorrei, ma questo non per colpa
di chi dirige il porto, ma del sistema Taranto. Non vorrei che al porto si ripresentasse la stessa situazione di Evergreen, per cui il valore aggiunto notevole andava all'epoca a Trieste, ora potrà andare in Turchia, e a noi restano 700 operai. E mi sembra che il grande investimento, la grande mole di spesa che ha sostenuto il governo per queste cose dovrebbe dare alla città ritorni di ben altra natura. Quindi tutte queste iniziative ben vengano, l'importante è che siano condivise dai soggetti privati, gestite dai soggetti privati, in modo da far sì che il valore aggiunto di queste iniziative resti sul territorio. Perché abbiamo detto il problema della provincia. Non solo è stato arrecato un danno alle imprese locali che non potranno lavorare, ma ricordiamoci che in questi casi gli operai sono i nostri, ma il valore aggiunto va altrove ed è quello che viene speso sul territorio. E, insomma, dobbiamo puntare a questo, che il valore aggiunto delle iniziative rimanga sul territorio. Per concludere la nostra chiacchierata, lei ha una lunga esperienza pluridecennale in materia e certamente si sarà confrontato con altre realtà, con altri colleghi del Nord. Questo divario a livello gestionale, a livello istituzionale, a livello di rapporti appunto con le istituzioni c'è davvero tra nord e sud, cioè una cooperativa del nord rispetto ad una del sud, ad una di Taranto, in che modo viene aiutata, viene favorita, viene messa nelle condizioni di crescere al nord rispetto che al sud? Andiamo ben oltre, e dico oltre perché oltre fu una iniziativa che noi come Centro Servizi del Volontariato all'epoca realizzammo quando ancora non esisteva il centro, ma facemmo un'iniziativa comunitaria col comune per gli incubatori di imprese sociali e chiamammo delle associazioni del nord per venire a Taranto e parlare di sociale e capimmo che la legge sull'assistenza sociale, la legge 328, in realtà l'avevano scritta queste associazioni, quindi loro sono molto più avanti di noi, sia nella percezione e individuazione dei bisogni, sia nella organizzazione delle risposte. Tutto quello che a Taranto è grande in termini di associazioni e cooperative, al nord è piccolo, tutto ciò che da noi è piccolo al nord è pressoché inesistente, cioè hanno dimensioni e capacità di penetrazione nella società e anche capacità di farsi ascoltare dalla politica, che poi fa tesoro delle loro indicazioni, che da noi assolutamente non esiste. Per concludere davvero, faccia conto di avere un giovane, un familiare, un tarantino. E non è facile dirgli resta a Taranto, lo diciamo tanto, ora ci sono gli attori, i cantanti che giustamente per carità difendono la propria identità tarantina, però gli stessi attori, gli stessi cantanti hanno fatto fortuna e vivono e operano fuori. A Taranto vengono il 1º maggio, vengono a Natale, vengono a Pasqua e c'è una migrazione da Taranto, una fuga. Come si fa? Su quali presupposti si può dire a un ragazzo, a un giovane, a un sedicenne, a un diciassettenne, a un diciottenne, ecco, un diciottenne appena diplomato, lotta, traccia, costruisci il tuo futuro a Taranto? Certamente è positivo che il successo nella musica leggera, nel nuoto ad altissimi livelli veda cittadini di Taranto protagonisti perché proietta in ambienti nazionali e internazionali il nome della nostra città, alla quale noi tutti vogliamo Almeno bene. non è sempre il marchio Ilva, almeno. Certamente, certamente. E noi vogliamo bene a questa città, perciò critichiamo certe situazioni, altrimenti le accetteremmo in silenzio. Io dico che a Taranto deve migliorare la qualità complessiva del sistema Taranto. Credo che la qualità complessiva del nostro sistema oggi
non sia quella migliore. È difficile intervenire. Occorre che tutti i soggetti pubblici individuino una strategia di miglioramento, occorre che tutti i cittadini seguano queste indicazioni. Purtroppo questo non è avvenuto. Bene, Martello, io la ringrazio e seguiremo l'evolversi, le battaglie che in maniera legittima, sacrosanta, fa Confcooperative, perché poi sono delle battaglie non, come dire, ad usum Delfini, ma nell'interesse del territorio, sperando che questo territorio risponda e, come si suol dire, se son rose fioriranno, vedremo. Il CIS, il cantiere Taranto, la Taranto che secondo il sindaco sta seminando il futuro, le tracce per il futuro, vedremo. Anche se non sono rose che siano viole, ma insomma che ci sia qualche fiore. Accontentiamo di quelle. Grazie per Grazie a la voi. disponibilità.